Si può dire che si può riassumere 45 anni di vita in queste poche parole che ho scritto nell'84, che si intitola Fuga. Cercavo e trovai, ma in verità trovai perché fui trovato. Non so se queste poche parole possono riassumere 45 anni di vita. Ripeto, cercavo e trovai, ma in verità trovai perché fui trovato. A 15 anni, l'età di 15 anni, incominciò con una fuga. Scappai di casa. Scappai di casa perché ero alla ricerca di qualcosa di nuovo. Pensai, vado via da casa per cercare qualcosa che anche io stesso non sapevo cosa era. Prima di tutto era la libertà. C'era tanta voglia di libertà e tanta voglia di amore. Così scappai di casa. In questi 15 anni di ricerca ho viaggiato tanto. E ho potuto parlare con tanta gente che non era di Monopoli, la città da dove venivo, il paesello da dove venivo. Cominciai a parlare con altri italiani del nord Italia, oppure ancora con il sud. Passai la frontiera, incominciai a parlare con gente del nord Europa e la visuale si apriva e si apriva. Vivevo facendo, anche chiedendo l'elemosina, oppure andando a bussare alla porta di qualche convento, oppure andando alla mensa dei poveri. Le chiese allora nelle grandi città tutti avevano una mensa per i poveri e così potevo arrivare a poter sostenere il mio corpo col mangiare. Per dormire tutto era, se trovavi un sottoscala o un ponte che era tira di rifugio, tira tutte le volte una reggia perché pioveva, faceva freddo, avevi trovato un piccolo rifugio dove tu potevi pernottare. Beh, sarà stato un ponte, sarà stata una casa abbandonata, sarà stata una strada delle tante strade che stanno nel mondo. Io mettevo il mio sacco a pelo, mi sentivo come un re perché avevo trovato il mio piccolo rifugio. Ebbene, per molti anni ho viaggiato così, pernottando dove mi capitava e mangiando quanto mi capitava. Pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori.
In tutti questi 15 anni ho sempre vissuto con giovani, anche in comunità dove si viveva, si metteva tutto assieme e si viveva in comune. Ma in questi comuni anche c'erano che ho fatto molte esperienze anche di droghe varie per molti anni, sino a vedere amici morti o amici che avevano fatto una brutta fine. Ed io che stavo lì al bilico, che cercavo e cercavo anche nelle droghe, ma andavo sempre più a fondo. Guarda caso. Forse le donne sono quelle che fanno cambiare un po' l'uomo, si può dire. Mi ci incontrai una ragazza, una tedesca, in Germania, cioè, allora ci avrò avuto un 18 anni massimo. E continuai a viaggiare con questa ragazza. Ma sai, le donne sono un po' più deboli, si ammalava spesso e volentieri. Poi diciamo che lei stava a droghe abbastanza pesanti, cosa che mi ha coinvolto anche a me, sino arrivare alle siringhe, che poi ho capito che quante amici ho visto fare una brutta fine e morirci per giunta. Sai, con chi vai, quello diventi. Io stavo con questa ragazza qui che si faceva, di conseguenza mi facevo anche io. Sono passati un po' di anni in questa situazione qui, che cercavo di liberarmi in tutti i sensi e le maniere, ma non ci riuscivo. Sinché la mia ragazza, mi venne un'epatite, possibilmente da siringhe sporche che si usavano, usate, che si trovavano così, si prese l'epatite. Fu ricoverata in un ospedale per un bel po' di tempo. E lì per un momento rimasi senza la ragazza e incominciai a ridimensionarmi un po'. Pietro, wow, tutti questi anni qui, a che condizione stai? Hai visto la tua ragazza? Hai visto quell'altro tuo amico che fine ha fatto? Quell'altro, visto che è morto? Cioè, venivano tutti questi pensieri. Ho cercato di tutto per liberarmi. Ero solo, non c'avevo la mia amica accanto che era più presa da questa storia di continuare. Difatti lei voleva morire giovane e difatti credo che è morta giovane. Grazie.
incominciai a leggere la Bibbia, perché non mi sentivo per nulla bene dentro, troppo negatività c'erano in me e quello che vedevo attorno non è che mi faceva tanto piacere. Ci fu come un colpo di fulmine, una conversione. Mi sentivo che dentro di me non potevo più andare avanti così, perché sentivo troppe cose negative in me e vedevo anche negativo fuori di conseguenza. Lì mi ci si presentò Gesù dentro, io non vedevo lui, lo sentivo dentro. Cominciai a leggere la Bibbia. Cominciai a pregare, ma talmente forte che si cominciò ad aprire tutto un nuovo mondo. Io che non avevo mai pregato in vita mia, mi ritrovai con una preghiera incorporata, pregavo, pregavo giorno e notte e c'avevo una forza e un'energia incredibile. La mia ragazza, visto che incominciava a non gli andava la storia che incominciavo a parlare di Gesù Cristo, a parlare di conversione, di cambiamento di vita. Incominciavo a diventare cosciente e lei, siccome ancora non credeva in nulla, si può dire, credeva al qui e ora, la società, la vita è questa, e questa è la vita. Però, leggendo i Vangeli, vedevi che la vita era ben altro di quello che ci si presentava sotto agli occhi. Bene, a lei non andava tanto a genio che io mi stavo convertendo al cristianesimo. Mi lasciò alla fine, mi lasciò. Fatto sta che a 30 anni capovoltai di nuovo il tutto, come dalla famiglia tutta una volta mi trovai su una strada. Così dopo tutti questi anni di cosiddetta normale vita, quasi nella società, capovolta il tutto andando via. E per ben 10 anni sono stato di nuovo in giro per il mondo, sino passando anche dall'altra parte, spesso sono stato in Sud America, dove ho trovato, specialmente in Brasile, gente. Portavo la parola, mi piaceva portare la parola del Signore, cioè il Vangelo, che significano buone notizie. Bene, dopo 10 anni di questa vita di viaggi, cominciai a perdere forze e la preghiera incominciava a non sentirla più. Alla fine non sentivo più Cristo in me. Mi resi conto di quanto era importante la preghiera, ma ormai con la preghiera l'avevo persa, non sentivo più dentro di me Gesù. Beh, io l'ho ritrovato, sì Gesù, lo sento di nuovo nel cuore più forte che mai, però mi ci sono voluti ben 20 anni di solitudine per ritrovare quella preghiera che avevo perso. Questi 20 anni di solitudine sono stati i 20 anni più belli della mia vita. Eppure sono stato sempre sullo stesso posto. Non mi sono mosso. Perché sono diventati più belli? Perché è come se il mondo di fuori, ho dovuto chiudere con il mondo di fuori completamente. Prima stavo nella società, ai margini della società, non mi sono mai voluto immischiare del tutto nella società. Sinché a 40 anni ho rotto del tutto con la società e il mondo e mi sono ritirato qui in queste montagne qui. E in questi 20 anni vi posso parlare all'infinito di cose spirituali. Non c'ho radio, non c'ho televisori, non leggo giornali, però è come se so tutto. Perché? Perché il Padre, come
confida tutto al figlio. E da allora vivo per 20 anni in solitudine su per questi monti. Se ci pensi che il primo villaggio è a 18 km da qui, un altro più vicino, massimo, lo trovi a 14 km, il resto è tutto boscaglia, monti, precipizi. E sono l'unico abitante che per 20 anni è stato qui in santa pace. Sì, che misure? Va bene, vieni su e prendi, scegli quello che vuoi. Wow, mo per 2 cinture di scendere giù, già non ci vado giù per 1 milione, figuriamoci per 2 cinture, non potresti venire tu su per favore? Va bene, se uno ti dice di fare 1 chilometro, tu fanne 2 con lui. Va bene, vengo giù al precetto lì, al solito quel barretto del precetto alla piazza, sì? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
ti accolgono gli angeli e i santi, ti accolgono nella pace di Dio. Ti accolgono gli angeli e ti portino al trono di Dio, tu possa sentire la sua voce di Padre benigno. Quello zainetto simile a quello che ho comprato io, che siamo venuti là insieme. Ah, beh, lui che aveva chiesto la borsa, aveva chiesto. La borsa. Gliel'avrei fatto, sì. Com'era? Una cosa quadrata, com'è? Non me la ricordo come gliela dovevi fare. Ma che faccio? E la faccia? Non ci sta più la. Se gliela vuoi fa faglia, lui ha detto, dice, non ho visto più Pietro, dico manco io. Sono andato un po' a riparare, dico che ne sono già fatta. Dove no, io pensavo cosa? Santo, io ho detto che gliel'ho fatta, invece no. Era. Ah, era a forma a catana, capivo come? A catana? A catana era. Ah, quindi non di quelle che vanno no, in quadrata lì. No, 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 a catana. Così. Con la cinta, con la fibbia però. Con la fibbia. Mo io ci metto le automatici, vabbè, metto la fibbia, tanto mi sono stato a Firenze, ho preso belle fibbie, belle, 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 veramente, se li vedi, se li belle come te e me? Devo darci qualcosa davvero, due cinture appena, ma ti dico io, non si guadagna niente. Non è il caso di una cintura, eh? Ce l'ho davanti. sì, me l'hai presa tu, lo so, lo so. No, mo sono sceso giù, dovevo consegnare un paio di cinture sulla piazza, non c'è nessuno. In piazza no. Nel circo. È chiuso? È impossibile, questa era per questa vetra. No, no, non andare nell'uomo che la mi
perché io prima non mi sono ricercato. Se mi mangiavano, poi non lo sapevo, non avevo amici tu. Lo sai che mi faresti un favore? No, finalmente vado dal padre. Ah. Il padre c'è, ah no, non ce l'ha più il padre. No, ce l'hai, sì, ce l'hai. No, ma se n'è andato. Se n'è andato anche lui. Ma io almeno lo vado a rivedere, no? Ma, sì, contaci tu. Tutta la chiesa sarebbero tutti pazzi, quella gente. Lì santi di una volta, sono tutti matti questi che credono alla resurrezione. Io credo, un pollastro nero. Al paradiso. Che è uno pindiricchiato. Ma tutta gente matta è quella secondo te? Il più brutto stato che ti ha creato. Vedi, guarda, la fregatura di sta terra che tutto finisce, vedi, anche la birra finisce. Ecco perché ho puntato sull'Eterno. Sull'Eterno riposo. Amen. Guarda, il credo, lo sai, della Chiesa. Ecco, Vedi, credo in credito, stai a posto. Beh, ma almeno credi allo Spirito Santo, sì. Almeno credi alla parola di Dio, io non lo so, sono scritture che sono millenni che vengono venerate, arriviamo noi e mandiamo tutto. E già l'ho fatto. Allora, mangio la penna, scrivo giù per quella stupidaggine che dici che... Angelo, spero di rivederti su, Sicché sarò in terra pregherò, Per te. Pregherò che te piazzi un po' mi lo dice. Ma pure il convito quello che dice. Comprati un motosega! Ora noi...
Allora, vabbè, ciao, vieni su, dai, ciao. L'hai capito quali sono, c'è? Quelli cose che c'hanno il tampons, che luci delle scarpe, c'è nero, marrone, quello lì, sì. Esatto, sì. Nel silenzio e solitudine una persona può arrivare a concepire Dio. Certo, lo puoi concepire anche in città questo, però se vuoi andare in profondità e mettere radici in te di questo Dio che è in noi, è cosa buona ritirarsi da tempo a tempo in silenzio e solitudine. Nel mio caso è un po' estremo, detto, 20 anni non è roba da poco, però è stato duro all'inizio, perché vivevo anch'io nelle città, nelle metropoli, in giro per il mondo, circondato con tanta gente. Quindi ero anch'io abituato a questa cosiddetta civiltà di oggigiorno. Quindi mi è costato, non c'è male, i primi anni, però ho tenuto duro, ho stretto i denti. Ebbene, ne è scaturita una dolcezza sì, perché poi nel silenzio Dio parla. Tu tieni la bocca chiusa, è Dio che parla. E quando parla Dio, l'uomo si acquieta, lo riconosce e ringrazia per tutto questo ben di Dio che ci ha messo a disposizione, che sarebbe Madre Terra. Guardandosi intorno, non bisogna essere per sé dei scienziati per credere che Dio creò. Sì, ti avvicina più a Dio il silenzio e la solitudine, perché quando cominci a sentire sempre più questa solitudine, ecco che si presenta Dio. E una volta che l'hai percepito, non ne puoi fare più a meno. Allora cerchi sempre più silenzio e più solitudine per stare in compagnia con il cielo. Sì, perché il cielo si avvicina alla terra e da lì nasce un dialogo che ti porta oltre al tempo. Sì, ti porta all'eternità, ti porta alla pace, ti porta all'amore verso tutto e tutti. E hai gran rispetto di lui, hai gran rispetto anche di Madre Terra, perché senza la terra nessun uomo avrebbe potuto sopravvivere. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, reggi, proteggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Grazie, angelo mio, della protezione, datemi sino a quest'ora. Ciao. Mia forza e mio canto il Signore. Alleluia. Ringrazio, Signore, perché mi hai esaudito.
ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quando ero alla ricerca della libertà, sì, volevo essere libero, ma non concepivo che cosa significava essere libero. Avevo un po' d'amore, ma non era sufficiente da potermi permettere quella libertà che io e tanti altri giovani di allora cercavano. Senza amore non c'è libertà. C'hai amore? Sei libero. Fa quello che vuoi, che la libertà ti farà solo bene. Sembra che stiamo ritornando un po' alle origini, al principio. Quando l'uomo era amore e libero. Tu pensa quanto è costato al Padre nostro crearci liberi. Non sono mai venuto sino a qui giù a salutarvi, dite la verità, eh? Di solito l'aspettavo a casa. Pace bene, Pietro! Pace bene, Pietro. Dario. Ho portato una bella signorina stamattina, sempre le persone vecchie, anziane, decrepite. Come lui. Come me, bravo, non alludono assieme a me. A me non mi alludere. Tutto bene, Pie? Sì. Ce la mandiamo? Complimenti. Ma non eravate in cinque? Sì, uno deve sta aspettando. Il fischio da Pio se può venire su. Uno deve venire su tra poco. Poi va bene. Ciao. Antonella, prima ti presento. Ciao. Dai. Come va? Beh, oh, sono contento. Che tutto io, bene? Sì. Da quando è che stai qua? Tutto parecchio? L'inverno mi sono ormai bene. Sono guarito, no? Sì, sì. Guarda che pulizia mi sono dato tutto intorno. Controlleremo. Marco, ma la salute nostra, ma quella che ho detto prima l'ho detta. Che diceva Gesù? Non berrò di questo calice finché non lo berrò di nuovo nel regno. Aie. Io non c'ho fretta, tu lo sai che non c'ho fretta. Tutti quelli che dicono, ma poi non si mangia, non si beve, non si...
Ho detto, guarda un momento, chi ve l'ha detto che nel regno non si mangia e non si beve? La fregatura di ora è che se tu non mangi e non bevi, invece nel futuro mangerai per sfizio. Peter, io ma uno dopo lì è giovane o va su come muore? Come puoi scegliere l'età che tu vorresti. Bello, allora spieghiamo. Le chiacchiere sono una gran bella cosa. Dice Vissani, dice, noi dobbiamo dice. Organizzare il pranzo. Il pranzo. Tra virgolette. Vissani si preoccupa perché la cucina non va avanti. I rami secchi per accendere il fuoco, okay. Dio. Poi dopo smettiamo, voi accendete il fuoco e ci dedichiamo al sugo. Al forse sugo. Tu non hai capito, però sono le 11, non è che sono le 1. Ah, ma lo sugo a te, in un attimo se fa lo sugo? Vissani, non la parola di Dio la capisco più sempre se esiste, perché te lo dice uno che non è credente, in quello che se ne va in Africa e dedica la vita alla gente che muore di fame in Africa. Cioè, se il cristianesimo è un altruismo, chi meglio di una persona che fa una scelta del genere dopo di? Ma no, il Papa che, come dice Pippo, vive in mezzo a loro e poi mi dice beati gli ultimi saranno i primi. Mi sta a piegare per il culo, perché tanto tu vivi in mezzo a loro e tu dovresti essere il rappresentante di Dio e terra? Marco, io mi ritrovo in questa casa qui, se tu vedi questa casa qui c'è di tutto e di più. Quindi la Chiesa, in fin di conto, non sarà, gli donano. Io come io mi ritrovo con tutto donano, sto c'è sta gente che muore di fame, Pietro. C'è sta gente che muore di fame. Se tu gli doni e c'hai loro, loro mia lo mangi, come dice Pippo. Non lo mangi, eh? Allora, se tu, quello ti può permettere a far vivere la gente che muore di fame, ma non, secondo me, poi anche lì, non è solamente a portargli giù il pane, è permettergli di poter creare le condizioni tali che poi ci puoi vivere, cioè, capito? Che togliere la parabola che dice inutile gli dai il pesce a un morto di fame, imparagli a pescare, è quello lo senso, no? Invece tu predichi in un modo e razzoli in un altro, dopo la gente per forza non ci crede più, eh? Allora, basta dico, io capisco più la parola di Dio, se ci sta, in una persona come te, o in un missionario che va a dedicare la vita sua in Africa o in Sud America o dove sia, piuttosto che il Papa o i vescovi, quelli capoccioni che stanno lì solamente a dirigere, a comandare, a di fare in questo modo e poi sotto fanno in tutt'altro modo. Io guarda, ogni tanto prima l'ho pensato, questa della ricchezza che sta nel Vaticano, e stavo un po' arrabbiato, non mi tengo la bocca chiusa. Non vabbè, voglio, ma la ricchezza delle opere d'arte menghino. Perché quella, in fondo, se tu ci pensi, è una cosa che ce la siamo creata noi, perché tu un dipinto gli dai un valore anche economico, perché in funzione del fatto di quello che tu pensi che sia il valore artistico, no? Quindi quello, cioè, io mica penso che dobbiamo buttare giù la Cappella Sistina perché dobbiamo, no? Ma io ti parlo proprio dei beni materiali, delle ricchezze, oro, soldi. La banca del Vaticano, se tu c'hai la banca che c'hai non si sa quanti soldi, ma perché te li devi tenere lì per farci i cacchi intrallazzi e poi anche lì dopo ci sarebbe da discutere, che ogni anno scappa fuori qualche scandalo, sapendo che c'è sta gente e muore di fame. Allora, mo che siamo arrivati a sta consapevolezza, va a finire che questo Papa qui, vedrai che si dice che è l'ultimo Papa. Questo? Si dice che è l'ultimo Papa, questo Papa qui scapperà. Non lo so, te lo dicono, è un po'. Però Gesù Cristo ci ha fatto la decisione. Ci da fare attenzione quello che ci viene dietro dopo, eh? Ah, non lo so cos'è. Vabbè, però non è che dobbiamo, anche se sbaglia, dobbiamo dire bravo, perché sappiamo che poi dopo quello che viene dopo è peggio. Chi verrà vedrà, dice quello. Però Gesù Cristo, quando ha fatto la moltiplicazione dei pani, mica ha detto li moltiplico, uno ve lo do e quelli anni li metto in banca. Che chi viene sia a livello politico che religioso proprio sembreranno che sono degli angioletti, angeli sulla terra,
parleranno molto giustamente. Beh, non cambia niente da quello che fanno mo. Come voi fanno. Anche, cioè, soprattutto le politiche noi, che fanno. E noi li andiamo a votare, se noi li eleggiamo, e poi ci abbiamo questi... Però, in una società, comunque sia, chi gestisce determinate scelte, in democrazia la maggioranza, c'ha bisogno delle organizzazioni, in questo caso di partiti. Il problema non sta lì, il problema è che poi purtroppo, in Italia, ma in modo dappertutto, do più do meno, questo è fonte di intrallazzi, di corruzione. È quello, perché noi la politica in sé, è quello che dicevamo prima degli hippie, cioè, quando diceva, io non sono anarchico, perché io non ci credo che senza regole puoi vivere meglio, perché se ognuno fa quello che cavolo gli pare, facilmente tu vai a pistare i piedi di quell'altro, perché è logico, non ci stanno regole, tu fai come ti pare, tu finisci la libertà mia, tu inizi la tua, le regole ci devono stare, però delle regole che devono essere condivise da tutti e soprattutto non devi oltrepassarle per poterci fare i cavoli tuoi, che a discapito mi come popolo dico, sarò illuso, sarò come mi dicono tutti, io sono un sognatore, sono un utopista, però ci avrò lo spirito da hippie anche se non ho vissuto quell'epoca, Pietro. Noi ascoltiamo solo noi stessi, quello che noi pensiamo, perché non diamo retta a quello che Dio ci ha detto, le sue leggi, che poi in fin di conti quelli 10 comandamenti, oh, che 10 leggi sono, santo Dio, non è che ci sta chiedendo chissà che. Noi con 10 leggi stavamo tutti bene, ci troviamo... Me, guarda, che quelle 10 leggi sono secondo me da rispettare, dovrebbero essere rispettate, anche per quello che non ci crede, perché poi da lì partono pure le leggi quelle dell'uomo, perché quando tu dici non ammazzare, la legge dell'uomo mica ti dice l'omicidio ammesso, perché se tu ammazzi una persona in galera, al di là del giudizio no, poi successivo. Quindi se tu rispetti quelle 10 leggi, sono le leggi dell'uomo, eh. Certo, è in conto di non ammazzare, dico qui una cosa, è in conto di non desiderare la donna degli altri, perché... il primo comandamento come valori magari sono non sono gli stessi, ma se questa è legge di uomo, come mai l'uomo non ama Dio con tutte le sue forze, con tutta la sua anima, con tutto il suo cuore? Questo è il primo comandamento, no? Se noi pensiamo che stiamo veramente facendo, non so, le cose giuste, come mai questi comandamenti, che mettiamo solo il primo, di amare Dio soprattutto e il prossimo come te stesso, no, io no, non vedo questo, non vedo amore, tanto amore fra di noi, non vedo tanta gente che veramente è pazzo di Dio, dalla gioia che lo serve. Allora, se noi non rispettiamo questi due comandamenti fondamentali, come facciamo a rispettare gli altri? Però onestamente, io non so credente, no? Però tu pensi che sicuramente mille peccati, perché figuriamoci. Però quando io porto rispetto al prossimo, anche se io non so credente, posso portarlo comunque il rispetto uguale. Cioè, voglio dire, io se tu mi conosci ormai da un pezzo, pensi che sono uno che non porta rispetto al prossimo, comunque sbagliando perché i peccati ce li abbiamo tutti, oppure in assoluto. Cioè, capisci che te voglio dire? Vabbè, rispondi. Beh, certo, guarda che è un po'... A me mi sta diventando un po' troppo, guarda, perché la preghiera è la cosa più importante. Gli altri dove stanno? Sento nessuno, boh. No, stanno fuori lì a parlare. Ma... Comunque, Marco, io qui veramente... Ma io non vedo l'ora che incominci il regno, per carità, non... Gentro. Spero tanto, guarda. Che ma che no, occhio. No, vieni, guarda no, dove sta. Ma che occhio che c'aveva. Sì, ma guarda, è questo. Non lo so poi neanche se... Se chiude. Non ce la fa. Vedi, gentimero, abbiamo sbagliato del gentimero. E alle volte, vedi, piccolo sbaglio. Ma noi per la verità l'avevamo tagliato per fare là, per bruciare là. Come facciamo? Se l'accorsi, aspetti che brucia. E se questi lo usiamo lì per bruciare la l'abbiamo fatto per là, però che ne so, per cui ce l'hai. Ah, ecco, ok. Alleluia, altre che incense. Vai, e anche questo qui c'ha la stessa stazza. Ti porto qua due pezzetti? Oh,
guarda che certe volte per mezzo centimetro tocca ripassarla. No, no, ma se ha quel colore lì va bene. Ma signore Gesù, vi ringrazio di questa visita, di queste visite, che è bello, sì, perché l'unione è una cosa bella, il volersi bene. Vi ringraziamo di questo cibo e questa bevanda che stiamo per prendere. Vi prego di benedirlo e per chi non ce n'ha, siate voi col vostro corpo e col vostro sangue, il loro mangiare per il corpo e per lo spirito. Amen. Amen. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito, arrivederci. Due parole di congratulazione. Pippo, quella bruciata è la tua, eh? La mangio io. Non è che l'hai bruciata, ci potevi fare un carbone. Una è nera. I tuoi cadelli. Le scalzate? Amore, girate la scalzata, andiamo qua, è bruciata, è mangi. Vabbè, io... Hai detto che ti potevi fare un forno? Otto persone e qui un piatto di pasta che si dice siamo anche pieni se lo finiamo il tutto. Che cavolo ti costa? Fratti di pomodori. Uno dice ma se non lavori non mangi. Non è, se fosse solo per il mangiare. Tutti i soldi vanno ai desideri, ai piaceri, ma se fosse per mangiare veramente. Sì, ma se desideri i piaceri, chi l'ha inventato? Noi stessi ce li siamo inventati. Beni voluttuari. Con l'aiuto dell'amico Fritz. Lui propone, no? E noi poi elaboriamo. Disponiamo. Quanti nomi c'è quello amico nostro? Tanti. Nel Padre nostro già ce ne sono due. Il tentatore e tentazione. Male e maligno. Padre della menzogna. Eccolo. Allora. Io. Il blasfemo. Blasfemo io. A Bibbo. Oh, ho trovato un fungo, guarda qui. Ma che troia, poi ho trovato qualcuno. E ormai si scaccia un po'. Pietro, ecco il demonio. E quando mi riguarda è la sua applicazione che è stato il demonio, purtroppo. Pietro, Dio di Dio, che sei un santo a sopportare questa gente che ti viene a trovare. Perché questi vengono su con un grande spirito. Secondo me prima o poi ci faccia via. E poi dopo si manifestano delle persone che non hanno neanche diritto di vederti. No, se fa pagare un cristiano, ecco. Deve far pagare un biglietto. No, ma vi volete proprio a bene. Bene, bene, bene. Si prende su, pagare un biglietto e basta. Vi amate proprio. No. Vi aspettate. Pietro, noi abbiamo un problema solo lei. Lui che manifesta il comunismo, che è un figlio del socialismo. È tuo quello? Guarda, io non so manco cos'è comunismo, non so manco cos'è socialismo, quindi non lo... È una riveduta corretta del cristianesimo. Cristo, ma che c'entro Cristo con il Cristo? Il dice Gesù Cristo che dobbiamo essere tutti quanti uguali? È il socialismo. Mi sbaglio? Siete tutti fratelli. Sì. Tutti quanti uguali, mi può essere un fratello che è mignotta, un fratello invece è più sveglio. Però lo fratello sveglio. Figlio, è la stessa cosa, ha fatto quello che cazzo che gli pare, ma l'uomo non merita. Lo fratello che se ne l'uomo non merita. Sono d'accordo, però non mi facessi beati gli ultimi saranno i primi che hanno domani che si hanno bravo. L'uomo non merita, chiarità, perché l'uomo è un elemento che prende e puli tutta sta roba. Non se ne può più, basta, mi ritiro in eremitaggio.
E tu Giordano perché torni indietro? E voi monti perché saltellate come arieti? E voi colline come agnelli di un gregge? Trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Da quando ero piccolo stavo più fuori casa a giocare che in casa con i genitori. A 15 anni me ne sono andato, mi sono ritornato che ero già un bel pezzo adulto, 30 anni e passa. Quindi la famiglia io l'ho conosciuta ben poco. Allora, mo, sentendo che in cielo abbiamo un padre, difatti la preghiera dice Padre nostro, sentendo che Maria ha preso il posto di Eva, che era la nostra prima madre, quindi mi sono cominciato a percepire sia un padre in cielo che una madre, Gesù come nostro fratello, santi che sono già su come fratelli e amici. Beh, la famiglia si è arricchita, non c'è male. Beh, mi sento felice e non vedo l'ora di rivedere la famiglia tu per tu, anche se la percepisco sin da ora, perché tutto interiormente, sai, alle volte c'è più dentro che fuori. E con la preghiera si sente questa comunione con la famiglia che è nei cieli, tramite la preghiera. E più prendi coscienza di questo, più senti la loro presenza, sino a farti piangere di gioia. Ma una gioia che non è da questa terra. E la morte la vedo come una liberazione. Come ho detto l'altra volta, la morte non ci credo. Potremmo lasciare il corpo, anche se il corpo ce lo ridaranno, assai più bello e splendente di quello che abbiamo portato su sta terra. Se vuoi mangiare, mangi. Se non vuoi mangiare, non muori. La fregatura qui è che se non mangi, muori. Invece, con l'altro corpo, se proprio ti va di mangiare, lo mangi, ma non perché se non mangi, muori. Beh, sì, tutto parte dalla preghiera. Tutto parte dalla preghiera. È un dialogo fra l'uomo e Dio, che poi si presenta come
nostro padre, che non è roba da poco. Ma non un padre con il dito puntato, ma un padre così buono, ma così dolce, che ti fa piangere dalla gioia, non vedi l'ora di rivederlo. No, non un padre col dito puntato. La bontà personificata. E sentissi la madre la sua dolcezza, come ci tiene ai suoi figli. Grazie padre che vi siete manifestato, grazie madre che vi siete manifestati, grazie Gesù, fratello maggiore, che vi siete manifestato, a me grande peccatore, vero è. Mi potrai dire, ma che peccati puoi commettere qui? Sai cos'è il peccato? Più ti avvicini alla luce di Dio, e più vedi l'anima sporca. Prima della conversione non avevo nessuna nozione di peccato, però strano, dopo la conversione mi sentì tutto il peso dei peccati, erano, ti schiacciavano. Beh, perché ti rivedi tutta la vita che hai trascorso, te la rivedi. Però questo strano, che prima della conversione non avevi concepimento di peccato, ma dopo la conversione il peccato ti diventa chiaro. Ecco che poi ci viene la purificazione. Più gli anni passino, un cristiano si purifica. E l'anima incomincia a diventare limpida. Più ti avvicini alla luce, e sì, più vedi l'anima sporca. Però ti accorgi pure che nel corso degli anni quest'anima diventa sempre più splendente. E più ti avvicini alla luce, e più splende. E un giorno splenderemo tutti. Amen.